Bene, vediamo in questo video tutorial come operare con Ara Word. Ara Word lo possiamo considerare un editor di testo, cui si aggiunge una funzionalità in più, quella cioè di tradurre simultaneamente, a mano che scrivo, le mie parole nei simboli corrispondenti di comunicazione aumentativa. Quindi per lavorare con Ara Word utilizzerò la stessa tecnica che userei per scrivere con un normale programma di videoscrittura. Proviamo a scrivere una frase, il barra spaziatrice, che mi sta separando una parola dall'altra, quindi il sistema ha riconosciuto il. La stringa il e ha trovato nel database una corrispondenza di il con questo simbolo. Mio cane bello. Ho commesso un errore nello scrivere bello. Utilizzo il backspace per cancellare la P e sostituirla con la O. Automaticamente il sistema mi ha trovato il simbolo e me lo ha presentato. Barra spaziatrice, punto, a capo. Se mi accorgo che ho tralasciato una parola all'interno della mia frase, mi sposto con le freccette, mi posiziono nella parola immediatamente precedente, barra spaziatrice per recuperare lo spazio, ci scrivo molto, con le freccette mi risposto al fondo della mia frase, sono pronto per ripetere, per continuare la mia attività. Possiamo occuparci adesso della gestione del testo. Annulla, ripeti, co taglia, copia e incolla. Mettiamo il caso che debba necessariamente cancellare l'intera frase. Ho bisogno quindi di selezionarla. Per selezionare uno o più simboli basta posizionarsi con il cursore del mouse sul simbolo, sul primo. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostarsi fino alla fine della frase da selezionare. A questo punto rilascio l'evidenza che la porzione di testo è stata selezionata, me la dà il colore blu. A questo punto con taglia elimino tutto il testo. Se mi accorgo di essermi sbagliato, posso con annulla ripristinare l'operazione. Mettiamo il caso che adesso invece debba duplicare l'intera frase. Mi posiziono col mouse, tasto sinistro, seleziono le parole da duplicare, faccio copia e poi faccio incolla. Automaticamente il sistema mi ha duplicato il testo. Con il copia e incolla posso utilizzarlo anche dall'esterno dell'applicazione. Ho un testo, una frase, la seleziono, tasto destro, copia, Ara Word, incolla. Col tasto annulla ripristino lo stato prima dell'ultimo incolla, con il ripeti reintroduco tutto il mio testo. Analogamente posso selezionare e cancellare il singolo simbolo, la singola parola. Mi posiziono sul simbolo, tasto sinistro, mi sposto di qualche millimetro, rilascio, taglia. E ho ripristinato il testo corretto. Ci occupiamo adesso delle funzionalità più specifiche della CA. Allora, per
selezioniamo tutto, cancelliamo e scriviamo il mio, ho messo maiuscolo, torno indietro, il mio cane. Scrivendo cane mi viene associato un simbolo cane. Nel mio database posso avere più di un simbolo associato alla stessa parola. In questo caso, utilizzando la funzione immagine successiva, posso andare a selezionare l'immagine che ritengo più coerente. Ad esempio, in questo caso, preferisco avere il mio documento interamente in bianco e nero. La seconda funzionalità è componi e separa parole. Nel database dei simboli posso associare ad un simbolo non una parola, ma un'intera frase. C'era una Nel momento in cui io sto costruendo una frase e ArrowWord incontra un simbolo aggregato a più parole, di default presenta questo. Posso scomporlo, cioè posso separare queste parole con c'era una volta. Vediamo adesso le funzioni cambia nome e nuovo nome. Prepariamo un caso, dovrei scrivere il mio gattino. Gattino non è una parola associata ad un simbolo esistente. Ho la possibilità, dato che gattino deriva da gatto, di scegliere gatto. Selezionare il simbolo corretto, cambia il nome e scrivo gattino. In questo momento ho fatto un'associazione temporanea tra la parola gattino ed il simbolo del gatto. Contestualmente mi si è attivato un tasto nuovo nome. Se io ci clicco sopra, inserimento nuovo termine, sarà inserito il termine gattino all'immagine. Salvo, terminati, gli aggiornamenti sono terminati. A questo punto, da un'associazione temporanea, ho creato un'associazione permanente. Ogni qualvolta utilizzo la parola gattino, sarà associato a quel simbolo. Mi ripeto. Dicendo gattino. Le ultime due icone funzionali sono gestione delle risorse. Mi si apre il pannello all'interno della quale posso aggiungere e modificare immagini, oltre ad esportare, importare il database, eccetera. L'aggiungi e modifica immagine, lo vedremo nel tutorial successivo. Infine la sintesi vocale. Cliccando sul pulsante, il sistema, attraverso il sintetizzatore vocale, andrà a leggere la frase che ho appena scritto. Il mio gattino, mi ripeto, sto dicendo gattino. Ovviamente, per una corretta lettura è necessaria inserire una punteggiatura. Ecco, Il mio gattino, mi ripeto, sto dicendo gattino. in questo momento questa versione non consente di accelerare o rallentare la dizione. Sarà oggetto di una prossima revisione una funzionalità più accurata nella lettura.
Adesso vediamo le funzionalità relative alla gestione del documento. Una volta terminata la scrittura della mia tabella, per prima cosa posso salvarla nel mio computer. Scelgo la cartella e ci scrivo il nome di questa tabella, gattino. Ok. La seconda funzionalità ovviamente è apro un documento. Ogni qualvolta mi devo spostare da un documento all'altro, Arrow Word mi avvisa se voglio abbandonare quello corrente. Questa è una precauzione per evitare che mi possa perdere dei dati. Ovviamente se non mi sono salvato ed abbandono, perdo il lavoro. Vuoi abbandonare il documento corrente? Sì. Vado nella cartella e vado a scegliere la tabella gattino. Si può notare che i documenti di Arrow Word hanno l'estensione AWZ. Ok? E la nostra tabella è caricata e posso continuare a lavorarci su. L'ultima funzionalità è nuovo documento. Vuoi abbandonare il movimento corrente? Il documento corrente? Sì. Ed ecco che Arrow Word mi propone una nuova pagina sulla quale posso generare una nuova tabella.